Siamo con Coach Calvani al termine della partita tra Rugby Tokyo Zinuovi e l'Infodrive Capo d'Orlando. Coach Calvani è accompagnato dal fisioterapista Davide Vettera e preparatore atletico professor Lopetuso. Coach, un commento alla partita. Insomma, il risultato credo che sia giusto, ce lo siamo guadagnato sul campo, credo anche che la valutazione complessiva della squadra certifichi ulteriormente quello che è stato il risultato finale. E può sembrare dal risultato finale che sia stato tutto facile, ma non è assolutamente così, perché Capo d'Orlando ha dei giocatori di grandissima esperienza, tre li conosco bene perché li ho allenati, e quindi non era facile preparare la partita, perché ci sono mille opzioni in quello che erano le possibilità, le potenzialità di Capo d'Orlando. Noi siamo stati bravi a limitare quello che era la possibilità di una loro espressione del gioco. Direi che nei primi due quarti molto bene, 25 punti, soprattutto il secondo quarto concessi 11 punti, e complessivamente dico che siamo stati abbastanza bravi, anche perché questa sera tanti tiri da tre punti aperti, e quindi con una buona costruzione di gioco non sono andati dentro, quindi direi che è stata una partita sicuramente di buona fattura. Molto bene nei primi due quarti dentro l'area, un po' meno nella seconda parte, sono stati un po' troppo superficiali, qualche palla persa di troppo soprattutto nei primi due quarti, e qualche rimbalzo d'attacco concesso un po' per distrazione. Noi dobbiamo capire che bisogna sempre mantenere la guardia alta, e anche quando sei avanti, che sembra che la partita sia decisa, bisogna star lì, perché la mentalità te la fai in questo modo. Buonasera Pietro. Riavvolgo il nastro e torno all'inizio del campionato. Ricordo le tue parole: prime sei partite ci diranno un pochettino a che punto siamo noi, visto che siamo una squadra interamente rinnovata, nuova, e anche per capire un pochettino il campionato che ci aspetta, le avversarie. Quindi ti chiedo un primissimo bilancio, visto che questa sera la sesta partita è stata giocata, il percorso che fino adesso è netto. Sì, 6-8 partite. Sì, no, io parlo 6 di campionato. 6-8 partite, nel senso da 3 in casa e 3 fuori, 4 in casa, 4 fuori. Ah, okay. Però sì, non cambia nulla, nel senso che io in sede di mia presentazione, quindi parliamo di luglio, credo, non mi sono certo nascosto, ho detto che la nostra squadra competitiva che aveva l'obbligo di fare un campionato importante. Da questo a dire poi che quello che sarà alla fine non lo può sapere nessuno, perché ci sono mille variabili che intervengono, ci sono molte squadre che sono ancora in work in progress, in costruzione. Credo che anche le ultime squadre che noi abbiamo affrontato, sia in casa che fuori casa, cioè Capo d'Orlando, Ragusa e Reggio Calabria, siamo delle squadre che ancora debbono trovare un loro assetto definitivo, perché sono ancora anche nella visione di un mercato aperto. E quindi direi che per adesso sono assolutamente soddisfatto, credo che ci sono ancora dei margini di miglioramento, e dobbiamo avere dei margini di miglioramento, perché per adesso abbiamo fatto un discorso abbastanza macroscopico. Andrà avanti ancora per un po', poi dovremo andare sull'analitico e prepararci per diciamo le cose che serviranno a fine, andando verso la conclusione della stagione, soprattutto dal punto di vista tattico. Quindi in questo oggi non siamo assolutamente pronti, dobbiamo prepararci. Hai anticipato, volevo dirti, infatti, io ho parlato di consapevolezza e cinismo in queste partite, volevo dirti infatti cosa vedevi che ancora non andava e mi hai risposto. Sì, dal punto di vista della determinazione direi che siamo a buon punto, ancora ci manca quel killer instinct delle squadre che ogni azione la vogliono far loro. Ogni tanto siamo mancanti, mediamente siamo in quattro, ogni tanto buchiamo con qualcuno, quindi tutto quello che fanno i quattro poi è, e questa rotazione capita a tutti quanti, non è che ci sia uno definito che non sta facendo. E diciamo che questo è il lavoro macroscopico, che ancora non ci siamo perché siamo un po' mancanti. Dal punto di vista tattico c'è veramente tutto da fare, tutto da inventare, perché pochissime cose abbiamo fatto e c'è molto da lavorare. Grazie. Lascio preparatore e fisioterapista, perché
È stata una settimana estremamente, a parte tutto il lavoro che noi facciamo, e quindi è anche una forma di ringraziamento nei loro confronti, e oggi in particolar modo perché in pochissimi giorni hanno rimesso in piedi tre giocatori che probabilmente in un'altra situazione non sarebbero stati in campo, quindi un bel grazie a loro e complimenti a loro, e lascio spazio grazie, a loro. Grazie. Grazie coach. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Sì, ecco, ne approfitto, volevo chiederlo al coach, però anzi, forse è ancora meglio, volevo sapere se aveva qualcosa in ballo, perché l'ho visto in campo 5 minuti, non aveva dato segnali, però aveva avuto un problema muscolare, che ne so, quindi volevo... Sì, su Destiny abbiamo già discusso in fase di valutazione iniziale quest'estate, quando abbiamo una condizione che non è tanto acuta quanto cronica su un ginocchio che probabilmente ha bisogno di una programmazione, un intervento accurato e definito. Ecco. Sicuramente quello di stasera non è stato un grosso infortunio, dal punto di vista articolare ci sarà da intervenire, terapie, faremo sicuramente dei chiarimenti, delle visite specialistiche che ci possono aiutare, indirizzare su come gestire lui durante la settimana di allenamenti e sicuramente nel decorso delle partite che più avanti si potrebbero quasi sicuramente intensificare, quindi ci sarà bisogno di una attenta valutazione, di una sinergia con quello che è la settimana di allenamenti e definire quello che per lui adesso sarà il campionato è difficile, nel senso che dobbiamo tenerlo in considerazione allenamento dopo allenamento. Non è un problema grave a livello articolare, non è un ginocchio che ci darà problematiche, sicuramente ha bisogno di una coesione da parte dello staff che lo possa sostenere in momenti come questi in cui è un po' più in difficoltà a livello di approccio della partita, della gara e tutto quello che concerne l'aspetto a 360 gradi se del giocatore. Esclusivo, poi forse proprio anche sì, sì, molto rispetto ad un giocatore normo, un atleta normo atleta, immagino lui. Sì, sì, le leve articolari, la forza che può dimostrare sicuramente incidono tanto su quello che poi esprimemi in campo. Quindi. Cioè, il rischio quindi che sabato per la trasferta di Bergamo non ci sia, oppure precauzione più che altro? Sì, stasera è stato più una, dal punto di vista precauzionale abbiamo deciso di fermarlo, di non rischiare il giocatore, anche perché non mi sembra il momento del campionato in cui ci sia bisogno, anzi se un giocatore c'è un problema è giusto non fare delle indagini, è giusto fare dei controlli e ti ripeto, programmare probabilmente aiuta ad arrivare poi a quello che è la partita da fine settimana. Stasera è stato dal punto di vista preventivo, abbiamo deciso di tenerlo in disparte e lasciare spazio agli altri. E le altre due situazioni invece? Planizio. Abbiamo avuto una piccola distorsione in settimana durante l'amichevole con Mantova, Planizio. Ha riportato una distorsione di primo grado alla tibiotarsica caviglia destra, anche lui abbiamo valutato alla fine delle 48 ore che comunque la condizione edematosa e legamentosa della caviglia non era tale per cui dovesse mancare la partita di stasera e il ragazzo è stato a disposizione in tutto quello che abbiamo definito durante il programma terapeutico di rinforzo col prof, e questo è quello che concerne la sua situazione. La Fregno che comunque sì, era solo un affaticamento alla fascia plantare, i giorni di riposo e ha recuperato benissimo. Perfetto. Allora, te faccio una domanda, eravamo tutti contenti quando hanno detto è tornato il professore. Grazie. Lo ribadiamo adesso perché grazie il concetto che abbiamo, o me lo chiedo io, dalla Supercoppa oggi questa squadra corre sempre dall'inizio alla fine. Mi spieghi come fa? Se me lo puoi spiegare. Non è un qualcosa che si può spiegare, nel senso che è tutto relazionato al metodo di giocare di Calvani, che significa che tutti gli allenamenti sono indirizzati a questo metodo di gioco
e di conseguenza se prevede di pressare ci alleniamo tutta la settimana facendo basket, a pressare a tutto campo, a correre, a difendere. Quindi gli ultimi 10 sono qua. Esatto, cioè non esistono segreti in questo sport, esiste solo il lavoro, che deve essere sempre comunque specifico al modo di giocare dell'allenatore. Tutto è specifico l'allenamento. Ma hai trovato anche un gruppo che risponde bene? Da qui non si scappa, se non c'è il gruppo che lavora non si va da nessuna parte. Possiamo essere i migliori tecnici del mondo, ma se non c'è l'applicazione al lavoro dei ragazzi non si va da nessuna parte. Quindi non ci sono segreti, c'è solo lavoro, meticolosità in tutto quello che si fa, precisione, entusiasmo anche nelle proposte che facciamo, che vengono sempre ben accettate, dare il massimo. E se mi permettete, questi sono i risultati la domenica. Vale il contrario, come si dice, si semina quello che si raccoglie, è una legge universale questa, e soprattutto nello sport, soprattutto negli sport di squadra, dove non, gli sport individuali, io ho una data precisa, devo arrivare a quella data al massimo della performance. Negli sport individuali ci sono mille variabili e ogni domenica è diversa dall'altra, ogni squadra che si va a incontrare è la variabile che determina poi il risultato. Bisogna sempre preparare per la settimana, quindi se mi permetto di dire, la programmazione negli sport di squadra non è tutta una stagione. Una volta per una. Esatto, partita dopo partita, partita dopo partita. La partita che abbiamo fatto non c'è più, c'è l'altra. Che bello. È passata quella. Esatto, è una tabella di marcia che va sempre avanti, si raccoglie sempre alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa, proprio pensando a Bergamo, si gioca il giorno prima, sì. Cambia qualcosa? Assolutamente no, assolutamente no, perché si gioca tra l'altro anche di sera, quindi è quasi uguale. Sì. Grazie, complimenti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi.